Amici, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono appena tornato dallo stadio Brianteo, dove il Monza ha battuto per 3-1 il Pordenone. Ale, 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 il Monza, ale, 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 il Monza, ale, 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 ale,
Monza, partita iniziata in una maniera alquanto, diciamo, male per il Monza. Volete sapere subito il mio peggiore in campo? Valentin Antov. Imbarazzante. E infatti, prima azione del Pordenone, Antov entra in piena area, si alza pure una zolla. Niente, fallaccio di Antov in piena area, calcio di rigore per il Pordenone, iniziamo bene, magari iniziamo bene. E niente, arriva il gol di Chiodo dal dischetto che porta in vantaggio la squadra allenata da Massimo Rastelli, Pordenone. Ma poi, signori, tre reti biancorosse, signori, tre gol per il Monza che non ha fatto una partita così. Ho visto male, molto male, Churria, male Mota che è uscito anche un po' acciaccato. Non ho centrocampo. Ah, ho visto bene Machin. Lo so che non ve l'aspettavate da me queste parole, ma ho visto bene José Machin di combo per l'esattezza. Pepin di combo. Vabbè. José Machin, uno dei migliori del primo tempo. Infatti è suo il gol del pareggio, il gol è di José Machin a cui arriva palla, va, non tira quando dovrebbe tirare, però poi va al tiro, il giocatore, palla deviata da un difensore, credo, di un giocatore del Pordenone, e arriva l'1-1 del Monza. Per quanto riguarda poi il secondo tempo, cambi azzeccatissimi per Giovannino Stroppa, cambi azzeccatissimi con l'ingresso di Mariolone Sampirisi, Caltagirone CT, signori, Mariolone 31, non toccate Mariolone, non toccate Mariolone, non toccate Mariolone, non toccate Mariolone. E suo il gol del 2-1, il gol di Sampirisi, praticamente è uno strappo verso il portiere del Pordenone di Dani Mota Carvaio, che a un certo punto sterza per provare il tiro, non tira, in pratica, in sostanza, cioè non tira, e allora scambia dove c'è sulla destra Mariolone Sampirisi, che va al tiro e la manda all'angolino basso dove il portiere del Pordenone non può arrivare. Il gol di Mariolone Sampirisi, signori, il terzino nato in quel di Caltagirone CT, signori. E poi per concludere arriva il gol di Samuele Vignato che chiude la partita, e il Pordenone ci ha provato a portarla sul 2-2 in tutti i modi. Abbiamo un po' ballato così. Marrone, un altro, cioè, ma io dico, casomai qualcuno mi sente, io dico che Marrone, Luca Marrone e Valentin Antov non devono giocare nel Monza, ok? Non devono giocare nel Monza. Piuttosto metti Paletta e Pirola, perché Pirola a me non mi sta bene in panchina. È tutta la stagione che è in panchina. Pirola deve giocare, Lorenzo Pirola deve giocare. Lorenzo Pirola deve giocare al posto di Antov e al posto di Marrone Paletta. Però ovviamente l'età avanza per l'ex difensore tra le altre di Milan, Parma e niente. Il Pordenone ci ha provato a fare il 2-2. Ma poi è arrivato il gol di Samuele Vignato. Di Samuele Vignato. Ragazzino è forte, ragazzino è forte. Vignato è forte. Tenete d'occhio, Samuele Vignato, tenete d'occhio. E niente, amici, sicuramente c'è da migliorare la prestazione.
c'è da lasciare in panchina gente come Marrone Anto. Bisogna dare più fiducia a tutti, però a loro due no. Nel complesso, come ribadisco, c'è da migliorare la prestazione. Mi tengo la vittoria per 3-1 contro il Pordenone, che è in zona retrocessione. E niente, amici, vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare con le vostre impressioni della vittoria casalinga al Brianteo del Monza per 3-1 sul Pordenone, firmata Sampirisi Vignato Macin. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre forza Monza, dai bagai!